Bonjour mes élèves di prima. Oggi affrontiamo un ripasso della lettura fonetica, andando avanti con le nostre unità del libro Jeux de mots. À la maison è il titolo dell'unità 5. Ci prendiamo la nostra bella pennina verde per fare la lecture phonétique. Allora, andrò abbastanza veloce, cercando comunque di fare il punto sulle caratteristiche fonetiche. À la maison. Dittongo AI che si pronuncia E, suono nasale O seguita da una N nella stessa sillaba si pronuncia con un suono nasale. Andiamo sotto e iniziamo la lecture fonétique de la première colonne, prima colonna. Chez Mathilde, allora, primo suono particolare CH dà vita a un suono SH, per cui SC. Z finale deposito XZ mute, Mathilde è finale muta e va bonjour nasale o U dittongo che si pronuncia U, Mathilde è finale muta, nu suono dittongo o U si legge U, S finale muta, voilà o I è il dittongo che si pronuncia UA. Mathilde, togliamola, è muta, salut, T finale muta, entrée nasale, e Z finale, deposito XZ muta. Me, AI è il dittongo che si legge E, S finale muta, Benjamin, suono nasale su entrambe le nasali, vocali seguite da N. Ne, terza persona singolare del verbo, non si pronuncia la S e la T, pa, deposito non si pronuncia, avec si legge così com'è, V, O, U dittongo, S muta. Lina, non, nasale, il arrive, facciamo una bella liaison, si possono legare un suono di consonante con un suono di vocale della parola che segue. E finale muta, plus tard, S muta, di muta, deposito, vi ricordate tutte le consonanti di questa parola italiana sono mute se finali, eh? Avec, Luca, S muta, Mathilde è muta, comme. Qui non c'è nasale perché c'è una doppia, quando c'è doppia M o doppia N non si fa il suono nasale, ma la E è muta, d'habitude è muta, je muta, vous o U si pronuncia U, S muta, je vous présente suono nasale e muta, ma mère è finale muta. Mère, bonjour, nasale o U si pronuncia U, le figlie. Allora, qui c'è un suono particolare, la I seguita dalla L o doppia L, si pronuncia I, un po' come l'unità precedente, quando abbiamo visto famille, uguale. Eva e Lina dicono bonjour, o U è il dittongo che si pronuncia U, madame è finale muta, mère è finale muta, ne, fête, AI si pronuncia E, e S è finale muta, pas trop, de bruit ti muta s'il vous togliamo la S ple AI si pronuncia E ti finale muta vous u o u si pronuncia U S muta pouvez o u si pronuncia U Z muta dérangez suono nasale la R dell'infinito si toglie le voix o I dittongo che si pronuncia UA, N finale, la S finale scusate non si pronuncia, voisin, dobbiamo fare una nasale, voisin, vicino. E togliamo subito la T della congiunzione, mi raccomando, n'allez pas sur la terrasse, il y a le chien, bella nasale, cane, CH si legge SH. Ok, Mathilde, togliamo la E muta, d'accord, maman, suono nasale, on va tout de suite, togliamo tutte le E mute, dans, nasale, S muta, ma, chambre, CH da suono SH, AM, nasale, e finale muta. Mère, parfait, AI si pronuncia E, è un dittongo, la T finale muta,
Je suis Jean, facciamo il suono nasale, la S muta. Cuisine, togliamo la E. E andiamo avanti con la seconda colonna. Mathilde, togliamo la E. Spostiamo un po' lo schermo così riusciamo a vedere bene. Ok. E abbiamo Nina. Ok. Lina, tu peux. EU è il dittongo che in francese dà il suono E. Vi ricordate? Solo il diaframma che spinge l'aria, non c'è articolazione. E. Tu peux t'occuper, infinito si toglie la R, de boisson. Oi si legge wa. Mi raccomando, ripassatevi i dittonghi. S finale muta. Bien sûr, il est. C'è una bella liaison, terza persona si legge è, il est grand, c'est à part, dobbiamo fare una bella liaison. Allora, in questo caso la T finale è sonora perché è un'abbreviazione di appartement, quindi la dobbiamo dire, io non la tolgo, benché faccia parte di deposito la T. U, son, nasale, tolgo la T, les verts, tolgo E e S, Mathilde si toglie. Ils sont dans, nasale, le lave vaisselle, ahi si pronuncia e finale muta. Eva, tu as un plateau, e a u si pronuncia o. Mathilde, oui, o u si pronuncia u, là, sur la table. Lina, me, ai si pronuncia e, dittongo, s finale muta, o u dittongo, u è ta sœur. Allora, o e insieme con la u è come se fosse questo dittongo qua. Quindi anche qui io mi segno uno zero spaccato per indicare che e, sœur, è un suono emesso con la bocca completamente ferma, spingendo semplicemente l'aria dal diaframma in su. Sir, tu peux, sir. Mathilde, togliamo lei finale, elle est dans sa chambre. CH fanno suono sh, AM nasale, finale muta. Eva, e ton frère. Mathilde e finale muta, il est dans, S muta, le jardin, occhio a questa nasale, in tanti ve la dimenticate, e va, bon, alors, nasale, va dans ta chambre, e muta, finale. Voilà pour la lecture phonétique du dialogue de l'unité 5. Bon travail à tous, au revoir.